Volevo dirvi soltanto due news, ragazzi. Una è sono riuscito a ottenere la partnership con YouTube. Infatti potrete notare, forse già in questo video ci sarà la pubblicità. Però non spaventatevi troppo, è soltanto una partner ed è poco invasiva. In questo modo potremo migliorare il canale. E l'altra era che farò più video alla settimana, da 2 a 3, o durante le vacanze natalizie anche 4. Va bene? Ciao, vi lascio al video. Bella a tutti ragazzi, qui è Bazook che vi parla e siamo in un nuovo gameplay su Minecraft. Questa volta siamo su una mappa CTM. Ok. Ghiaccio, secchio di lava. Get over there. No, aspettate. What? Stavo per volare di sotto. Allora, forse ho capito cosa intende che noi facciamo. Allora, 1, 2, 4, 5. Aspettate, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Mi servono ancora dei cosi. Spero che il legno non voli di sotto perché mi butto giù a recuperarlo. Allora, presumo che prima cosa. Oh, un sapling. Devo fare prima cosa un crafting. E fino a qua ci siamo. Allora, il crafting lo pezziamo. Secondo, mi servono dei materiali per fare. Abbiamo detto che questi sono 1, 2, 3. Va bene, stavamo dicendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, finito il legno. Ci vorrebbe ancora un po' di legno. Spero che ce ne siano ancora due tronchetti. E invece no. No. E allora facciamo questa cosa. Allora, questo non c'è niente e quello è scomparso. Facciamo così e quelli cresceranno. Vabbè, allora. Oltre a quello devo fare quello per la lava. Però la lava non ho ragionato, mi servirà la terra. Lo so ragazzi che non bisogna mai scavarsi sotto i piedi. No, uno l'ho perso. Ma boia. Lasciami un blocco per tornare in su. Mi serve ancora terra. Ed ecco a voi il più grande genio sulla faccia della terra. Appunto, mi serve ancora terra. Cosa facciamo? Capo, mi serve della terra. Ma sì, scaviamoci sotto dei piedi. Ma cosa c'era? Bo milk su sto terreno? Allora, almeno che non riusciamo a fare un sacco di blocchi. E credo che però questa sia una pazzia. Abbastanza pazza. Abbastanza pazza, certo. Certo, Mazzucchi, certo, come no. Aspettate un secondo, aspettate un secondo che ho dei piccolissimi problemi. Niente, raga, ho dovuto guardare una cosa per la registrazione. E a parte quello, spero di arrivare là, perché una volta che sono arrivato là,
Non ho problemi perché è enorme, almeno che non è formata da un solo blocco di larghezza, è tipo enorme. E poi quest'isola qua la voglio tenere perché gli alberi sembra che crescono velocemente quanto... Neanche se avessi la farina addosso crescono così tanto velocemente. Cioè, normalmente crescono uno ogni secolo. Secondo me sono morto e quindi è cresciuto prima. No, quanti... Non mi dà più alberelli. Ma che cattivo. Tu? 12. 12, 12. 12 cosa? 12 morti nel primo episodio vogliamo fare? Allora, è una buona idea utilizzare un blocco. Tra virgolette sprecare. No, allora, sì, meglio che non corro. A parte che sembra che sia tutto mezzo buggato, non vorrei dire, però fa niente. Almeno lì avremo un sacco di materiali per farci il cobblestone generator. Perché dopo vi faccio vedere che è un cobblestone generator che faccio prima. Anch'io prima quanto sono demente. Mi mancano pochissimi blocchi. Piazza subito sti due alberelli. Il Keep Inventory è acceso, sì? No? Sì? Tu dammi ancora legna. Cioè, adesso nel mentre che sto spaccando quest'albero, spawnano gli altri due. Si volava di sotto. No, non mi ha dato neanche un alberello. Cosa vi ho detto? Che mi giravo ed erano già spawnati gli alberi. No, non lì. Lì. A questo punto fai anche così. Ma avete visto? Gli alberi non spawnano così velocemente. Cioè, ho la farm infinita di legno. Aspettate, non mi serve. Perché 5x4, 20. Giusto? Sì. Allora, 20 blocchi dovrebbero bastare, non ci arrivo così di sicuro. Scherzo, non ci arriverei mai. Ci arrivo? No, non ci arrivo ancora. Ora ci arrivo, non ci arrivo ancora. Ora ci arrivo, sì, ok. Allora, opto di andare a casa, farmi un sacco di strumenti, un sacco. Farmi gli strumenti necessari, cioè un piccone, oddio. Mi si è spawnato un albero addosso. Cioè, questo è vero, proprio un vero generatore di alberi, questo proprio. No, non una zappa. Non ho abbastanza legno. Ma è possibile che non ho mai abbastanza legno? No, non è vero. C'è qua una foresta. Spacca un tronco. Ecco. No, anche perché non ci sto più dentro in sta isola. Ah no, mi serve anche una pala perché se voglio scavare nella terra, cioè, non mi servirà un piccone ma una pala. Oh, certo che... Stavo per volare di sotto di nuovo. Comunque sta spalo su stra velocemente. E poi si rompe già. Spero di non trovare gravel o tipo che ha fatto
il demente, quindi mi ha messo in mezzo una barriera di ossidiana. Cosa? What? Cosa stai dicendo? Cos'è? Cos'è sta roba? È una survival, non è un... Cos'è? Certo, io spacco. Oh. Ho capelli, non riesco a prendere sto blocco. Che è sta roba? Ci sarà un'entrata? No, 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 va proprio bucato, va fatta un'entrata tutta in stile. Io buco le strutture e non me ne frega niente. No, allora. Questo è ferro. No, aspetta, ma vuoi dirmi che se io faccio tipo... Ma no, no, un blocco di ghiaccio mi serve. Vado un secondo a rileggere cosa c'è scritto, perché c'è qualcosa che non mi quadra. Cosa sta dicendo? Ok, che la lava e il ghiaccio servono perché dal ghiaccio si ricava l'acqua, però. Scusate. Un timer. Cioè, più che un timer, una sveglia. Allora, aspettate un secondo che voglio capire tutto. Dice, non ci sono altri blocchi che ghiaccio e lava in questa serie. Non ci saranno altri blocchi che ghiaccio e lava. Bene, bene. Vedo che ci mettiamo molto bene. Messi benissimo proprio. No, perché mi dicono che le ceste non prendono fuoco con la lava. Queste foglie sopra però non servono. Vedete che l'ho sbagliato? Un blocco è sbagliato. Esatto, quindi vedete. Porco dinci. Va a finire che mi va a fare fuoco tutto qua. Una mela? Ma c'è una possibilità remotissima che mi dia una mela? Allora, strana. Isole strane. Vabbè, fa niente, raga. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima. E vabbè, ci vediamo alla prossima. Ciao!